Siamo con Emilio Guidetti, direttore di Montagna 2000, la realtà che gestisce l'acqua nelle valli del Tarda e del Ceno. Un anno particolare quello che stiamo vivendo, un anno di siccità, ma ho visto alcuni dati che sono strani, perché nel 2017 la siccità c'è stata, è stata meno intensa di questa, ma l'esigenza di botti nel 2017 è stata minore, maggiore rispetto ad oggi. Come mai questo successo, da un certo punto di vista, è a cose dovute? Come sta andando sul fronte siccità? Diciamo che sicuramente i dati depongono sul fatto che abbiamo ben investito i fondi della Protezione Civile del 2017 e probabilmente anche quelli del nostro piano degli investimenti. Nel 2017, faccio l'esempio su luglio, avevamo oltre 100 viaggi con autobotte, quest'anno siamo decisamente più bassi. E che cosa è successo? È successo che abbiamo fatto un'interconnessione tra Varano e Pellegrino Parmense, abbiamo fatto un pozzo a Bore, abbiamo fatto un pozzo a Varsi. Proprio in queste settimane stiamo attivando nuove ricerche d'acqua sempre a Varsi per servire i frazionali e poi ne abbiamo in animo anche a Pellegrino Parmense. Quindi abbiamo cercato di seguire le linee guida che ci erano state indicate dai problemi del 2017 e anche e soprattutto alcuni studi, soprattutto del Servizio Geologico Regionale, che ci parla di crisi delle sorgenti superficiali e di necessità di trovare dei pozzi profondi. L'altro grande tema è quello delle interconnessioni, quindi cercare, nonostante le difficoltà morfologiche che il nostro territorio ha, di interconnettere acquedotti in modo poter spostare acqua da un punto all'altro. Di un comune o di più comuni.